Una domanda è, prima di tutto, vogliamo essere realmente suoi discepoli? E che cosa vuol dire essere suoi discepoli? È facile dire sono un discepolo di Gesù, è più difficile invece fare le cose che fanno. E poi faremo dei gruppi per uscire per le strade, guarire i malati, finché giungiamo tutti all'unità della fede. Via quest'anzio, nel nome del Signore Gesù, vada via, vada via completamente nel nome del Signore Gesù. Liberare e risuscitare e per fare tutto il mondo discepoli fedeli. Ciao a tutti, siamo qui a Stazzo, provincia di Catania. E Annette con noi, siamo pronti per andare a pregare, o meglio, per guarire i malati, dobbiamo fermare le persone, portare il regno, manifestare il regno. Non vogliamo rimanere seduti e ingannare noi stessi, Yeshua, diciamo sì. Perché vuoi battezzarti? Perché voglio lasciare tutti i peccati in quest'acqua nel nome, e voglio nascere in Cristo Gesù, morire in Cristo Gesù e nascere in Cristo Gesù. Amen. In base alla tua confessione di fede, io ti battezzo nel nome di Gesù. Amen. Muori in Cristo. Muori in Cristo. Che la massa che la vuole la caccia sa scegliere, che la io ti battezzo nel nome di Gesù, muori con Cristo, risorgi in Cristo nel nome di Gesù, riscendi nel nome di Gesù Spirito, ora sciarai a Santa Lavola. Di tutte le azioni ignoranti che ho commesso nella mia vita. Quindi hai compreso che devi lasciare e abbandonare il peccato completamente per servire e seguire il Signore Gesù Cristo? Certo, certo, io. E allora noi ti battezziamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Muori con Cristo. Tutta. E risorgi con Cristo. Ora nel nome di Gesù, fuori, libertà completa nel nome di Gesù, ora. E per fare tutto il mondo discepoli fedeli che sono disposti per andare. Vogliamo dare qualche testimonianza di questi giorni, di questo weekend che abbiamo passato a Catania. Devo dire che sono stati veramente benedetti, fantastici, dove abbiamo visto Dio agire nella vita delle persone. Queste due giornate di Kickstart, il Signore ha operato. Operato prima di tutto a livello anche della comprensione di capire che cosa Gesù chiede alle persone, quali devono essere le condizioni per seguirlo. Operato nel far comprendere la necessità della nuova nascita, ricevendo il pieno Vangelo. Operato poi attraverso, diciamo, la decisione di battezzarsi nel nome di Gesù, prima dei propri peccati, dopo essersi ravveduti, e abbiamo avuto diversi battesimi,
abbiamo visto poi il Signore operare attraverso le guarigioni e soprattutto delle liberazioni. Persone che si portavano dietro stati d'animo che non erano semplicemente espressione di qualcosa di fatale, naturale, ma era veramente qualcosa di spirituale. A lui il Signore ha operato, ha migliorato, gloria di Dio. Questo permette alle persone di poter camminare nella libertà di Cristo. Certo, queste persone adesso devono continuare a camminare. Prendo anche l'occasione per dire che comunque Catania è un posto che Dio benedice, nel senso che ci sono tanti discepoli di Gesù che hanno il desiderio di portare il regno di Dio. Molti giovani, Signore veramente sta utilizzando questi giovani nella nostra famiglia. Abbiamo incontrato con delle persone, non più tanto giovani, ma desiderio di camminare con Gesù e di continuare questo servizio per lui, portando il regno di Dio attraverso il discepolato, attraverso l'annuncio del regno di Dio. Poi abbiamo avuto una giornata a Catania. Sì. A Catania abbiamo evangelizzato e in un parco c'era molta gente, però Dio ci ha guidato da alcune persone. Il primo incontro un ragazzo a cui abbiamo portato il Vangelo e lui ha accettato la nostra proposta di pregare per lui e ha detto che comunque stava affrontando un periodo un po' triste e si sentiva tanta malinconia dentro. Abbiamo pregato per lui, è stato meglio, era contento. E poi un altro incontro con una ragazza che era a Catania di passaggio, lei è di Catania però era lì solo per qualche giorno perché si è trasferita al nord e anche lei era un po' confusa per il nuovo cambiamento nella sua vita e quindi abbiamo pregato per lei e infatti era contenta comunque che il Signore si sta prendendo cura di lei, quindi ha compreso anche il Vangelo. E si è sentita amata da Dio, aveva bisogno di quelle parole, di quel momento specifico. E poi dei ragazzi delle Mauritius, erano tanti ragazzi, erano forse 5-6 o più, e niente, io personalmente ho pregato per due ragazze, una era induista, però le ho parlato di Gesù e lei comunque è stata toccata, ho visto che comunque aveva bisogno di sentire l'amore di Dio perché il marito la stava abbandonando, lei aveva una figlia, quindi abbiamo pregato anche per lei, per la situazione e col marito e speriamo che Dio possa operare. L'altra ragazza era anche cristiana, però non conosceva bene il Signore e quindi abbiamo pregato per lei che Dio le rivelasse davvero chi è lui e cosa ha fatto per lei, quindi è stato un bel incontro, ci siamo anche scambiati numeri e se Dio verrà ci sentiremo. Allora, poi mi sono ricordato che appena siamo arrivati a Catania ci dovevamo incontrare con i fratelli, quindi siamo messi in sosta in un bel parco molto frequentato da ragazzi, gente sportiva, che corre, bambini, e abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che stavano facendo uno spinello e non siamo andati vicino con un giudizio, con un'imposizione, con che giusto, ma no, abbiamo parlato solo con loro amici, li abbiamo trattati come amici. E io posso dire che se si parla a cuore della gente, la gente si apre con un fiore. Questo ragazzo, uno di loro, che prima scherzava, ci prendeva un po' in giro, poi quando ha visto che li abbiamo trattati seriamente come amici, hanno accettato che pregassimo per lui. Specialmente questo ragazzo che dice, mi prega per me. E io posso dire che quando ho pregato per questo ragazzo, io l'ho visto colpito da una breve preghiera, colpito proprio, è rimasto tutto il tempo che abbiamo continuato a parlare, è rimasto proprio fermo e io ho capito che qualcosa era successo, glielo ho chiesto adesso, ma lui ha detto, io ho sentito una cosa nel mio cuore, toccato. Basta parlare al cuore della gente, trovare il modo di fare un approccio senza giudicare, senza farsi sentire sbagliati, accettarli così e siamo. Dio ci benedica. Bene, per cui Gesù è reale. Reale!